grande tuffatrice italiana di tutti i tempi è Tania Cagnotto. Benvenuta Tania, buonasera. Ciao. Buonasera. Ma sei splendida forma. Scusa, dopo il doppio che hai fatto, non nei tuffi, ma a casa. Mi fanno fare loro palestra. Quanto ha la piccolina adesso? 8 mesi. E la più grande, diciamo? Quasi quattro, sì. Ok. Più faticoso evolversi nell'aria e andare sott'acqua o generare due creature e curarle quotidianamente? La seconda, decisamente. Decisamente, sì. Allora, Tania, intanto grazie per essere qua con noi questa sera. Abbiamo avuto anche una tua collega, nel senso un'atleta paralimpica, sì. Giulia Terzi, voi rappresentate l'eccellenza nel vostro campo. Mi piace pensare, e ti chiedo in questo di aiutarmi, che ci sia una sorta di similitudine nel percorso di un manager rispetto a quello che hai fatto tu nella tua carriera di atleta, anche se è una similitudine al contrario, perché io riflettevo, dicevo, dunque Tania parte da un trampolino, quindi dalla terra, va nell'aria, fa una serie di cose che un essere umano tendenzialmente non riuscirebbe a fare e poi tocca l'acqua con la testa, immagino spinta anche da un fuoco interiore che altrimenti non ti porterebbe dove ti ha portato la tua carriera. È un percorso al contrario, normalmente si parte dal basso e si va verso l'alto, no? Tu invece parti dall'alto? Sei sì, partita dall'alto? Sì. Come funziona? Io vado in acqua, però poi riemergo. Poi riemergi. Sì. Cosa accade in quella frazione di secondi? Ah, tantissime cose, perché anche se durano appunto meno di 2 secondi, in realtà lì la mente frulla e comunque anche tante sensazioni, quindi succedono tantissime cose in quei pochi secondi. Però appunto l'entrata poi in acqua è un po' l'arrivo, ecco, lo vedo sempre così. Senti, tu rappresenti una grande determinazione, una resilienza, perché la tua carriera anche te l'ha insegnato, no? Tra alti e bassi, certo. Anche momenti insomma di cadute e poi di risalite. In tutto questo, peraltro, tu sei sempre stata accompagnata dalla tua famiglia, dal tuo staff. Ecco, che cosa secondo te ha fatto veramente la differenza e ti ha portato oggi ad essere una persona eccellente? Ma allora, credo che alla base di tutto ci sia stata tanta passione, proprio perché ho iniziato pensando a secondi fini, nel senso ho iniziato perché mi divertivo e perché è quello che volevo fare. Poi credo tanto appunto l'educazione che mi hanno dato i miei genitori, anche semplicemente impegnarsi in quello che uno fa, provarci e non arrendersi alle prime difficoltà, perché io ho imparato tantissimo dagli errori e credo che senza le batoste o comunque le sconfitte non sarei arrivata a raggiungere determinati obiettivi, quindi queste tre cose, diciamo, secondo me sono fondamentali nella vita e anche nello sport o nel lavoro. Senti Tania, non dico adesso perché giustamente devi occuparti delle tue creature, sei mamma in questo momento, sì. Ed è anche giusto che sia il tempo per sì. Te e per la tua famiglia, ma tra un pochino Tania Cagnotto potrebbe diventare un imprenditore, un manager, come si vede da qui a qualche anno? Ma allora, mi fa onore anche solo pensarci, però insomma a me piacerebbe innanzitutto rimanere nell'ambiente ancora dello sport, quindi poter dare ancora qualcosina nel mondo dei tuffi e nel mondo dello sport, perché mi dispiacerebbe lasciarlo così e non trasmettere quello che ho anche coltivato in questi anni, quindi trasmetterlo agli atleti più giovani. Quindi sicuramente mi piacerebbe rivedermi protagonista in un'altra veste, ma ancora in questo mondo. Però parlo appunto di qualche annetto. Ancora prima, qualche anno, sì, poi si vedrà. Esatto. Senti, chiudo con una battuta. Dimmi se ti può risuonare, se ti risuona o meno. Arriviamo da 2 anni molto difficili, siamo ancora, lo abbiamo detto più volte nell'arco della serata, in un momento di grande difficoltà e soprattutto di imprevedibilità.
Forse dovremmo fare tutti come Tania Cagnotto, cioè tuffarci con coraggio e dal tuffo riemergere? Può essere una metafora che ci sta nel mondo di oggi? Tu sei una privilegiata, l'hai già fatto. Sì. E sai anche come si fa molto bene, tra l'altro. È vero, anche se nella vita non sono una che si lancia. Non so se da quando sono diventata mamma, ma ogni tanto dico dovrei lanciarmi di più e pensare di meno. Però con tutto quello che ci sta succedendo diventa sempre difficile lanciarsi nel vuoto, ma sì, secondo me bisogna ogni tanto farlo. Può essere d'aiuto anche quello. Sì.